La Valle dei Fiori ha organizzato una serie di corsi. Oggi con Giovanni Rigo stiamo presentando la potatura dei frutti. Oggi parleremo un po' di potatura delle piante, di malattie delle piante, faremo qualche innesto, ma la premessa che voglio fare è che se io pianto una pianta di pesco, faccio pesche, che sia pesche gialle, pesche bianche, nettarine, nettarine piatte o pesche a pelo piatte, polpa bianca, polpa gialla, farò pesche. Se pianto delle mele o delle pere, farò mele e farò pere. Se però pianto delle piante di ciliegia, delle piante di susino, delle piante di albicocco, dell'olivo, delle piante di olivo, di mandorlo o di noce, sono sicuro di avere i fiori, ma non sono sicuro di avere i frutti. Questa è una varietà che abbiamo tutti sulla tavola. Magari a Verona facciamo dai 15 ai 20 trattamenti per farla così bella. Ci siamo? Questa è Evelina, Delorina, Florina, Golden Orange, Golden Rush, Summer Free. Sono delle varietà che non hanno bisogno di nessun trattamento per la ticchiolatura. Vi posso garantire che sono buone come queste, che ne ha bisogno di tanti trattamenti, ci siamo. Allora, quello che volevo che voi capiste è che se mi pianto una pesca, una mela, una pera, faccio i frutti, perché sono tutte autofertili. Se pianto una ciliegia, un albicocco, un susino, sono sicuro di fare i fiori, ma no, di fare i frutti. Ci siamo. Allora, dovete chiedere o delle varietà autofertili, Stanley, oppure farvi dare o dire che volete quella varietà, quali sono i suoi impollinatori. Allora, voi quando comprate una pianta dovete sapere due cose, nome e cognome. Il nome è il nome della varietà, ci siamo, per poi magari domani vedere cosa fare per farla produrre. Il cognome è il nome del porta innesto, cioè dell'apparato radicale. Ci sono dei porta innesti che hanno un apparato radicale grande. E quando pianterò quella pianta, sapendo che diventerà grande perché la radice spinge, devo dargli una grande superficie. O vado a 5-6 metri di altezza, o vado a 2 metri di altezza, 2 metri 50, 2,70, per raccogliere stando a terra, ma quella là che ha bisogno perlomeno di 20 metri quadrati per pianta. Le piantine di melo e di pero sono tutte piantate al 99%, specialmente per i terreni di pianura, dove c'è l'acqua, dove piove, dove il terreno è buono tendenzialmente, sono tutte piantate a 1,5 metri, anche meno, i professionisti fanno anche a 30 centimetri. Ma se voi piantate le mie piantine di melo e di pero su porta innesti deboli, a 1,5 metri una dall'altra, ci siamo. Serve un filo a 1 metro, un filo a 2 metri e uno a 3 metri, perché la loro altezza domani supererà di poco i 3 metri. E faranno le mie mele al quarto, quinto anno, 20 kg per pianta. Allora, questa è Fuji. Questa ha bisogno di 15 a Verona. 15 longolades e anche 20-22 trattamenti per farla così bella, solo per una malattia, che è la ticchiolatura, che colpisce fiori, germogli, foglie, frutti. Allora c'è una varietà che resiste alla ticchiolatura che si chiama Fujian. Questa Fujian è bella come questa, o brutta come si dir si voglia, buona come questa, perché la Fuji è buona, ci siamo. E non ha bisogno di trattamenti per la ticchiolatura. Voi dovete scegliere delle varietà che non si ammalino perlomeno da quella malattia, per evitare che usei gli storli, i calabroni, i rovinesse la frutta a qualche d'uno di voi, che logicamente siete che poche piante,
tutto ciò che c'è in giro viene lì a rovinare. E avevo fatto mettere su una rete antigrandine. E gente come voi, quindi io l'ho imparato da voi, dottor Rigo, hai avuto vermato nelle mele? No. Ma vuol dire che qua te sia 500 metri, 600 metri, non c'è nessuna pianta di melo, vuol dire che l'insetto non c'è. No, no, l'insetto c'è in tutta Italia, in tutta Europa, in tutto il mondo. Se voi mettete questa rete invece, sapete cosa succede? Che la femmina, che è una farfallina molto piccola, della Carpo capsa, per poter essere fecondata dai maschi, deve fare il volo nuziale come fa l'ape regina. Ma se non riesce a fare il volo nuziale perché la rete glielo impedisce di fare, lei farà delle uova sterili. Quindi sotto la rete non avrò il verme delle mele, il verme delle pere, che è lo stesso mele pere. L'unica cosa che ho è le ciliegie, le quali ciliegie hanno la mosca. Noi conosciamo il danno della mosca, no? La fa il vermetto o due per ciliegia, te, se non te ne accorgi, mangi la polpa e la carne, ma non succede niente in bocca, non te accorgi. Cosa fa questa? È un moscerino come quel che avevamo quando avevamo la frutta che marcisce un po' in casa, no? È lo stesso, ha quelle dimensioni. Se non che il nostro moscerino, italiano se volemo chiamarlo, ma a nomi specifici, riesce a depositare le uova nella frutta marcia, quindi morbida. Questo qua che abbiamo introdotto dal Giappone ha un nuovo depositore con una seghetta, riesce a forare la frutta in maturazione, deposita queste 4, 5, 6 uova in un unico punto, le quali queste larvette grosse come quella della drosofila, del moscerino nostro, invadono la polpa facendola marcire e inacidire. Ma prima di inacidire, quando che le uova deposte e la larvetta che mangia, se te la schiacci appena appena, in uno o due o tre punti della ciliegia fuori esce il liquido. Diciamo, qual è il problema? Che questa la ha 11 generazioni, mi dovrei trattare una volta alla settimana, o con chimici o con biologici. E ci sono oggi allo studio diverse università, diversi centri, le stesse ditte di antiparassitari stanno cercando soluzioni. Per il momento abbiamo delle soluzioni di trappole alimentari. L'aceto di mela attira molto questi insettini, allora facendo dei forellini in una bottiglia con un ago, mettendo dell'aceto di mela, passano solo loro, le drosofile tutte, quindi anche quella lì. Però non sono sicuro se lei è già andata a depositare o meno, quindi è una lotta un po', insomma, frufru, se vogliamo. Il 50% della produttività di un albero, della sanità di un albero, dipende da quanta luce e aria faccio entrare in quell'albero. Quindi il consiglio che vi do, le piante con un grande apparato radicale come queste vanno piantate larghe e fate un buon lavoro nel terreno di metterlo a posto bene. Quelle invece che hanno un apparato radicale debole, vedete che ha poche radici grosse e tante fine, vuol dire che è innestato su un portainesto debole, questa posso lavorarlo meno il terreno. Allora, primo, tutte le piante che ci sono in commercio sono innestate su dei portainesti selezionati per poter avere delle piante uniformi e che resistano all'eccesso di calcare, l'acidità, il calcare attivo, anche a situazioni di terreno un po' asciutto, un po' bagnato, eccetera, eccetera. Quelle invece che fate voi di solito, menate una piantina da seme di pesco o dei sugin, quella la innesto, no, quella è una roba da buttare via. Ad esempio, il melo è tutto innestato nel 90% su M9, è un porta innesto particolare che tiene piccola la pianta, perché se la innesto su un selvatico viene fuori il pianton de menono. L'albicocco, questo è un albicocco, no, è innestato su una selezione di quei susinetti blu o gialli che sono i mirabolani, ma non sono quelli, è il mirabolano 29C. Un altro discorso a parte le
ci sono 1500 varietà di pesco. Ci sono circa un centinaio di varietà di melo. Ti prova a mettere una mela o una pera in commercio col verme o con la ticchiolatura, se sei capace di venderla. Siamo diventati tutti amanti delle porno mele. Allora, per fare le cinque punte e una mela così lunga, subito dopo la fioritura facciamo un prodotto per allungarla e fare le cinque punte, perché sennò non la vendo mica. Allora, sapete cosa fate voi di solito? Voi fate così. Stanno la gavia massa produzione, troppe mele, tutte piccole, no no. Come ho finito di tirar giù quest'inverno che dà una tagliata, che penso mi. Quindi perdo anche l'anno dopo. No, quell'anno che lei ha prodotto tanto, la potatura dovrà essere molto, molto leggera. L'anno invece che non ha prodotto, e se la guardo e se la leggo, se sono capace di leggere la mia pianta, vedo, oh, su un rametto così che 10 gemme, potrà fare 10 frutti, no? Devo incidere molto nella potatura. Allora la equilibrio. Oltre a pensare a delle piante che siano stati nei vasi molto poco, un po' di più il melo, il pero, perché le gà porta i nesti deboli. Kiwi può restare un anno o due nei vasi, ma un pesco, un susino albicocco, che hanno dei grandi apparati radicali, uno un anno nel vaso, forse due, male meno un anno massimo. Professionisti piantano piante a radice nuda e ottengono delle grandi produzioni. Perché? Un tempo, quando i nostri nonni arava la terra con le vacche o col cavallo, con l'aratura non andavano tanto fondi, andava lì 30 schei. Era perfetta. Prima di piantare, i professionisti fanno così, prima di piantare grattano il terreno di lungo e di traverso, smuovendolo fino a 60-70 centimetri. Ci siete? Perché? Perché se l'apparato radicale si sviluppa molto nei primi anni, io voglio che lui corra. Se voi altri andate a comprare qua da Orlandelli un vaso di fiori, venga tutta una terra morbidissima, messia con la torba, ma che sai fatto? Perché sappiamo che dove è la terra morbidina tenuta sollevata da... corre molto la radice, e se la tengo un po' caldina la radice faccio un bel sviluppo e do da bere, eccetera. Sta pianta qua, quanto la pianto fonda? Di solito mi la innesto fuori terra, non sottoterra, ci siamo. Ma la sua terra sapete dov'era? Qua. E queste qua, queste radici qua, gli è nate 1 o 2 centimetri sotto il pelo del terreno. Questo non lo mi ha fatto Mila, l'ha fatto madre natura. Ma se madre natura ha fatto emettere le radici a 1 centimetro o 2 centimetri sotto al pelo di terreno, mi senti piace bravo se la pianto piace profonda? No, dovrà avere la stessa profondità di impianto a gioco finito. Allora, cosa fare? Ho fatto questo cono, poi ci appoggio sopra la pianta e cerco di schiacciarla giù un pochino senza metterci i piedi. Metto su 2-3 cm di terra buona sul cono, poi ricopro le radici con la terra buona, non che arrivi qua, che arrivi magari un po' sotto alle radici buone, perché poi lei cala questa qua. E poi metto la terra, diciamo quella che era sotto, la butto dentro tutta nella buca, prima di finire metto i miei 3-4 kg di concime pellettato, di letame essiccato, dopodiché rifinite con la terra buona, quella che c'era sopra, rifinite tutto, però prima di consumarla tutta fate una piccola conchetta. Ma in quella conchetta, se buttate 20 litri, un secchio d'acqua, la terra, l'acqua la farà aderire alle radici. Sapete perché non dovete mai pestare sopra? Perché sulle radici, oltre a queste qua grosse, c'è un qualcosa che io non vedo, sono i peli radicali, che sono quelli che riescono ad assorbire gli elementi nutritivi e darli alla pianta. Pianto
non tocco l'apparato radicale, ma l'apparato aereo lo voglio come voglio io. E cosa farò? Questa è l'altezza di impianto, chiamiamola qua per favore, e adesso faccio così, 20, 40, 60, a 70 centimetri taglio tutto. Che quando taglio questi ramettini magari un po' più lunghi, come questi supponiamo, alla base del ramettino, pesco, susino e bicocco, non ci sono le gemme, a volte. E le prime gemme sono a 2, a 4 o a 6 centimetri. Devo lasciare che manco un par di gemme. Dovrò stare molto attento dove metto la forbice. Perché se taglio a 2-3 centimetri qua e dedrio che mia gemme, mi resta un tocco di legno secco. Domani devo andare a salvare perlomeno 2 o 3 gemme. Vi ricordo che la potatura verde fatta al momento giusto e fatta nella maniera giusta è molto più importante che non fa la potatura secca. Questo è il mio germoglio da 20-30 centimetri. Siamo a maggio, era no adesso. Questo qua a maggio non ha mica le gemme qua alla base delle foglie, perché le gemme le si forma a giugno, dopo la metà di giugno, fanno che niente. E come mai che si slonga sto germoglio? E si slonga perché all'apice ci sono delle cellule che si chiamano meristematiche, delle cellule dell'allungamento che le slonga solo il germoglio, ma non ricaccia in quel periodo, perché non ci sono. Se mica tiro via un pezzo di punta a quel germoglietto, lì si ferma per un mese e mezzo. In quel momento lì sto già pensando quali saranno per sempre il mio scheletro, i miei pilastri che tenerà sulla produzione futura. Devo pensarlo lì, perché lì decido la forma. Voglio delle branche inclinate di 35-40 gradi, no dritte, perché se le resta dritte quando questo diventa grosso non piego più niente e dentro fa molta ombra. Ma io vorrei che questa branca fosse così al primo anno, così al secondo anno e così al terzo anno. Il legno, aprile, maggio, giugno, luglio, si allunga. Agosto, settembre, ottobre e si ingrossa. Prima che lui ingrossi troppo, il piegare diventa molto facile. Qual è il sistema migliore? Io pianto a 50 cm dal fusto, ai vertici di un triangolo equilatero, i tre picchetti, tocchi di legno, un'ascia di un bancale, lunghi 40 schei, 30 cm, passo la punta, ghelligo lo spago in punta, mando giù picchetto e spago, di modo che sotto non si smarse mica, e il medura triani, chi è i triani della formazione del mio vaso, del pesco, del susino, del bicocco. Questa è la mia branca che ho piegato a 35-40 gradi. Non mi attacco mai a cavallo della branca, perché sta anche bene, questa qua la cresce al doppio. Di lato, su una femminellina, e tiro verso lo spago. Quando vedo che è giusta, faccio un nodo che possa slacciarlo facilmente l'anno prossimo, perché questa qua sta anche bene, la farà così. Qua c'è lo spago, questa è la sendrisa, compreso il germoglio. E l'anno prossimo, slacciandolo, io andrò a prendere ciò che è nato quest'anno e lo riabbasso. Adesso arriviamo in inverno, lo poto. Allora questo legno va lasciato intero, così com'è. L'unica roba che devo fare che è, oh piano, qua che è una forcelletta, via. Qua che ne uno che va su, dritto, 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 via. Magari che lascio sulle piante giovani anche un piccolo speroncino. L'anno prossimo questo qua farà della frutta. Le piante, quando le posso piantare? Da quando le ha perso le foglie a quando le comincia a muoversi. Allora, a novembre il melo, il pesco, il susino, il bicocco le ha perso già ai primi, e il melo e il pero le perde anche ai primi di dicembre. Da quando le ha perso le foglie, tutti i giorni, se la terra è giusta, che non la semina troppo bagnata come stanno, posso piantare. Posso piantare a novembre, a dicembre, a gennaio, a febbraio, anche a marzo se la pianta è ferma, o se no, molti
vivaisti la tengono in celle frigo e la pianto anche ad aprile, perché me le tiene ferma. E invece di allevare 3 germogli, sempre a maggio, ne allevo 5. Uno che andrà dritto e 2 a destra del mio filare e 2 a sinistra. Da 10 gemme che ci sono, quelle che si raddrizzano sono 5 o 6. Ma di queste 5 o 6, 2 o 3, il 50% avrà in testa una gemma a fiore, una gemma mista. L'altro farà una gemma a legno in punta e le altre saranno ancora aderenti, gemme a legno aderenti al legno, che si raddrizzeranno forse al terzo anno. Quindi la produzione ce l'ho sul legno da 2 o da 3 anni. Se quando pianto una pianta di pesco, di susin, di melo, al primo anno la fa 20 cm, volete un consiglio? Buttatela via. Perché se ha vegetato poco, ha fatto poca chioma, il sole va picchiato nel fusto, offendendo molti dei tubicini che portano avanti e indietro la vita. Un altro punto importante, fermo per punti grossi, perché dopo, sono i pidocchi. Allora, i pidocchi, vi devo dire un po' la vita, così capite bene qual è il grosso pericolo. Da delle uova che ci sono d'inverno sulle piante, nascono delle femmine, una decina di femmine, le quali una volta ogni 20 giorni, ogni femmina dà origine a 200 neonati femmine, solo femmine, non ci sono i maschi, per 5-6 generazioni. Allora, facciamo un conto, una la che ne fa 200, dopo 15 giorni ognuna la che ne fa 200, dopo 15-20 giorni ognuna la che ne fa 200, lei è come la storia della dama. Te vieni da Orlandelli, te compri i prodotti a base di rame, te lesi l'etichetta, usi la dose giusta e no come fate voi, se che ne va 50 grammi mica ne metto al doppio così il cappio azione. No, no, l'importante è bagnare bene la pianta, ma se volete fermare la generazione dovete trattare molto presto, prima della fioritura. Allora, il Confidor e l'Actara sono vietati prima della fioritura. Diciamo, prima della fioritura sono vietati, si possono fare dopo la fioritura. Ma i pidocchi vanno anche all'interno dei fiori, quindi può rovinarmi molte mele, molte pesche. Allora, partiamo subito con gli innesti. Le piante di melo si possono innestare solo con le mele. Che la sia una mela verde, una mela rossa, una mela gialla, tra di loro si possono innestare. Il melo non lo posso innestare sul pero, se no fa una vegetazione molto piccola, irrisoria. Le pere si innestano con le pere, oppure il nasci lo posso innestare sul pero, oppure il pero lo posso innestare sul cotogno, sulla piantina di cotogno, però se lo innesto alto, perché la mia pianta di cotogno è bella già fatta, farà una vegetazione così. Le ciliegie si innestano con le ciliegie dolci o acide. Il pesco, il susino e l'albicocco si possono innestare tra di loro. Oppure posso fare un ramo con 5 varietà di susine, un ramo con 5 varietà o 6 di albicocche e un ramo con 5 varietà di pesco. Quell'innesto che vedete qua è fatto a triangolo, questo che è su melo è fatto a triangolo. Che cos'è l'innesto a triangolo? Allora, questo è un ramo di un susino che ho prelevato da lì, questo è un ramo di un ciliegio che ho prelevato da lì, sono rami che vanno bene per innestare. Ci sono tanti tipi di coltelli, ma diciamo che quello che serve a tutto è il classico coltello da innesto. Il coltello si impugna così, guardate, la mano dritta davanti a voi, no così, dritta davanti a voi, si appoggia il coltello fino all'altezza delle nocche, la parte alta, si chiude questo e il pollicione dall'altra parte della lama. La prima cosa che faccio è metto il dito su una gemma dove dietro ci siano i 5, 6, 7 centimetri di legno, perché i tagli che farò saranno sotto la gemma e la prima gemma dovrà essere dalla parte opposta ai tagli. Questo si appoggia qua col gomito aperto, si pianta qua, questa è una morsa, da qua
non deve muoversi, tengo le gambe aperte per stare saldo sul tronco, ci siamo, e poi appoggio il coltello, no, in fondo, nella punta, l'ultimo centimetro del mio legno, facendo lavorare tutta la lama da cima a fondo, tiro via delle fettine di legno, fino a quando non vado a 2/3 dall'altra parte del mio legno. Arrivato a 2/3, qua ho la mia gemma, giro di 90 gradi con la gemma che venga verso di me e cerco di vedere la faccia piana con i miei occhi. Fettina, fettina, fettina. E con l'ultima fettina cerco di ricavare un triangolo con due facce uguali più o meno lungo, 3, 4, 5 centimetri. Due gemme, una qua, una dietro, sono sufficienti. A volte nell'albicocco sono un po' più fitte o anche nel pesco. Comunque la prima gemma deve essere sempre dalla parte dei tagli, che ho preparato le 3-4 marze. Quanto sarà lunga da qua a qua? Sarà lunga 4 centimetri. Beh, devo andare dentro in questo legno minimo 4 centimetri. Quanto sarà largo in orizzontale? Non sarà largo 4 millimetri, 4 e mezzo. Allora, su questo legno, impugnando il coltello a pugnale, adesso mi sposto nella parte superiore dei 2 mm a destra, poi 2 mm a sinistra e faccio due tagli. Che una volta che io inizio a fare il taglio, devo fare in maniera che la mia lama vada verso il centro. Adesso alzo il coltello appena appena per lavorare di punta, perché se lo tengo piegato lì e tiro, il legno mi chiude dentro la lama. Alzo appena appena e tiro. Altra parte, parto dall'inizio, mi sposto, vado verso il centro, alzo appena appena e tiro. Ho creato un incastro che non so se vada bene, perché se non va bene lo allargo. Lo mando dentro. Ho della cosa che è fuori, questo sarebbe giusto, questo è un po' più bassino, ma adesso leggo il tutto e metto il mastice. I professionisti usano questo materiale di plastica, però potete usare anche il nastro isolante. Non usate la raffia, perché la raffia, se poi non vado a tagliarla, se non si rompe da sola, diventa un problema. Parto da sotto, giro, copro tutto il taglio fatto per il lungo, cerco di sormontare bene giro per giro per evitare che dietro respiri. Se uso un nastro isolante un po', no di carta, di quelli di tela, dopo la tela traspira un po' di più, quando mettiamo il mastice dobbiamo coprire anche dietro. Con questo materiale qua la cosa non serve. Cominciamo dall'alto, metto un po' di mastice sulla punta del calmino e poi copro tutti i tagli fatti e rimasti scoperti, tutto, mettendo molto più mastice nella parte scoperta del calmino, ci siamo, e magari domani ripasso, perché ne ho messo molto, lui si asciuga, lascia fuori di spazi vuoti e domani ne lo rifaccio. Se avete messo il nastro isolante, dietro al calmino vi conviene spargere ancora, mettere ancora un po' di mastice. Allora, voi immaginate che questo, il mio braccio sia una branca, io taglio a 20-30 cm un legno nato sulla branca e faccio questo innesto. Se innesto una branca grossa, fino a 4-5 cm di anno la posso fare, posso mettere uno qua, uno qua, uno qua, 4-5 che ne metto. E quando tolgo le legature, se è un fusto grosso, un legno grosso che ho innestato, allora aspetterò a toglierle anche un anno o due, fino a quando lui qua farà un bel callo, se attecchisce, un bel callo di cicatrizzazione. Quando tutti i calli si toccano tra di loro, posso togliere tutto.